Deputato Parentela, prego. Sì, grazie Presidente. È chiara quando si scrivono questi tipi di emendamenti, è praticamente chiaro qual è la volontà della maggioranza che per l'ennesima volta getta la maschera dell'ipocrisia. Allora, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, vuol dire continuare a calpestare e devastare i nostri parchi. Io vorrei citare un caso che è quello calabrese che seguo da vicino. Io ho fatto anche un'interrogazione al governo su questa vicenda. Mi riferisco all'area marina protetta di Isola Capo Rizzuto, dove insistono delle piattaforme estrattive dell'ENI. La stessa ENI ha fatto una relazione di indagine geofisica su quella zona perché, a quanto pare, a furia di estrarre gas c'è un fenomeno di subsidenza, con un rischio elevatissimo anche per la salute pubblica dei cittadini. Quindi, a furia di estrarre gas, si sta abbassando la crosta terrestre, provocando anche diversi terremoti. Concluda. Ora, invito la maggioranza a ritirare subito questa schifezza di emendamento. Grazie. Grazie. Allora, deputato Placido.